Ciao a tutti, io sono Amon di BitInBit e oggi andiamo a vedere come funzionano le spunte di Signal e come possiamo nascondere le conferme di lettura. Rimanete con noi! Innanzitutto andiamo ad aprire Signal, andiamo in chat con Mario Rossi e andiamo subito a vedere come funziona la spunta. Andiamo a inviare a Mario un bello sticker. Quando noi inviamo un messaggio, la spunta che ci segnala che il messaggio è in uscita è formata da questi puntini che in cerchio continuano a girare. Se il vostro cellulare non dovesse avere campo o rete internet, per cui non può inviare il messaggio, vedrete che i puntini continueranno a girare in eterno finché non vi attaccate a una rete disponibile. Il secondo indicatore invece è quello della spunta singola. Se visualizziamo questa icona significa che il messaggio è stato inviato e tutto è andato a buon fine. Successivamente, una volta che il messaggio viene consegnato, arriva a destinazione sul cellulare della persona a cui abbiamo scritto, ci sarà una doppia spunta. Quando invece il messaggio verrà letto, la doppia spunta diventerà grigia, diventerà piena. C'è però la possibilità che questa spunta non appaia. Infatti potrebbe essere che se noi o il destinatario del messaggio non abbiamo attivato la conferma di lettura, questa tipologia di spunta non apparirà mai. Di base tutti gli account hanno la conferma di lettura attivata di default. Se però vogliamo andare a toglierla, quello che dobbiamo fare non è altro che tornare nella schermata principale di Signal, andare in alto a destra dove abbiamo i tre puntini, andare nelle impostazioni, selezionare la voce privacy, dopodiché scendiamo nella voce comunicazione e vedete che c'è conferma di lettura. Attualmente è abilitata. Se noi andiamo a disabilitarla, quindi toccando qua, non potremo più vedere le conferme di lettura e le persone che chatteranno con noi non potranno più vedere quando noi abbiamo dato la conferma. Come vedete, tutte le spunte di conferma di lettura adesso sono diventate delle semplici spunte di messaggio consegnato e rimarranno così finché non vado di nuovo a modificare l'opzione della conferma di lettura. Quindi ricordatevi, nel caso non riuscite a visualizzare le conferme di lettura è perché o voi o il destinatario avete questa opzione disabilitata, oppure il destinatario magari non ha ancora ricevuto il messaggio. Ovviamente se non riuscite a visualizzarla con nessuno significa che siete voi che ce l'avete disabilitata. Se invece è solo con una persona, probabilmente quella persona ha disabilitato la conferma di lettura. Spero che questo video vi sia stato utile, abbia risposto alle vostre domande. Se avete altre domande da farci, non dovete far altro che scriverci nei commenti e cercheremo di rispondere il più brevemente possibile, magari facendo anche un video dedicato alle vostre domande. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con i nostri ultimi video e ci vediamo alla prossima. Ciao!